Ma in questo girone qua partite facili non ci stanno. Poi affrontare un Bitonto così organizzato, così tosto, noi sappiamo squadre di Ragno che quando sono forte, e un allenatore così bravo battere a lui è una impresa ogni volta. Per questo noi col cuore, con le gambe, con la testa abbiamo vinto questa partita, ma non era facile perché si è giocato su tutti i duelli a centrocampo, abbiamo vinto forse qualche duello in più, e poi posso dire pure che siamo stati fortunati perché trovare quel gol col dopo de Bosco era un gol di straordinario che vale i 3 punti, ma sicuramente il secondo tempo è stato equilibrato e se facevano loro gol vincevano loro, però sicuramente merito di questi ragazzi, merito del gruppo, perché così uniti tutti quelli che sono entrati, i 5 cambi che hanno fatto hanno dato pure loro contributo e merito, e questo è, questa squadra è così, grazie al nostro capitano che unisce questi ragazzi, che non li fa mai mollare e dà una grossa mano a me e al gruppo. E noi abbiamo giocato a Picerno, una partita forse più bella, e a Molfetta abbiamo perso. Partite combattute come questa abbiamo vinto, come a Cerignola, come oggi, e come quella dell'inizio, che all'inizio non conoscevo neanche i calciatori, contro il Portici prima della giornata. Adesso piano piano sto conoscendo questo gruppo e andiamo giorno per giorno, stiamo migliorando, sappiamo i pregi e i difetti e cerchiamo di andare avanti, ma sicuramente adesso godiamoci questa vittoria e pensiamo alla prossima. Speriamo che si gioca, perché vedo che le difficoltà del Covid stanno avanzando e alla fine non so che succederà domani o stasera, però io spero che noi in questo momento stiamo andando bene, dispiace, però vediamo, speriamo che non si ferma almeno calcio.